Buon salve gente, buon salve, come va? Spero tutto bene, io tutto bene. Tutto bene, ma la mia voce, come potete sentire, diciamo che non è del tutto d'accordo. Questo perché sono appena uscita, o sto uscendo, incrociamo le dita, da un'influenza brutta e cattiva che non vuole mollarmi. E ha ragione, perché sono meravigliosa, quindi fa bene a tenermi. Però di fatto, l'unico strascico che adesso sento, a parte la stanchezza, è la voce. Quindi sentirete la mia voce un po' cambiare nei video e nelle live. Portate pazienza, io ne ho solo una, questa, e speriamo che regga. Ma ciancio alle bande, voglio raccontarvi di una bruttissima idea che ho avuto, l'idea dei 7 gialli in 7 giorni. E questa cosa è venuta fuori perché quando ho fatto tutte le ricerche sul Cosy Mystery mi è rimasta un po' di voglia di approfondire ulteriormente. E vi lascio qui in giro il video così tutti i termini mystery, giallo, eccetera, vengono disambiguati lì e lì si parla del Cosy. Il Cosy non mi piace, non mi piace in nessuna salsa, nel giallo diciamo che è forse la varietà che mi interessa di più. Però a me interessano gialli, thriller, eccetera, perché mi intrattengono molto. Purtroppo non sono nella predisposizione d'animo di apprezzarli mai del tutto, perché comunque io riconosco gli schemi narrativi alla base della trama, quindi capisco subito chi è l'omicida, tante cose, forse anche perché ne ho letti tante o non sono predisposta io di spirito, e quindi non è un genere che mi piace particolarmente, ma mi intrattiene sempre tantissimo. E in linea di massima a me piacciono due tipologie di gialli: il giallo super sborone, watà, roba impossibile, inguardabile, che è tipo, l'ho definito una volta il Fast and Furious dei gialli, però deve essere davvero davvero estremo. Tra l'altro ho definito così un libro di cui parleremo in questo video. E poi mi piacciono i gialli super raffinati. Non mi piace la via di mezzo, qualche cosa ogni tanto, ma proprio di quelli con una scrittura perfetta, ma perché mi piace la scrittura, non per il fatto che sia giallo. E quindi ho detto, ho una lista impossibile, non so perché, di thriller da smaltire in comunità con mia mamma. Lei è lentissima, quindi li finisco prima io. E quindi mi sono messa 7 libri in 7 giorni per riuscire a smaltire un po' di questa pila, e comunque ne rimane tanta. Vi racconterò direttamente io qui adesso dei libri che ho già letto un paio di settimane fa, perché in realtà dovevo farvi vedere delle clip che praticamente erano io che ho finito il libro quella sera stessa e mi mettevo lì a registrare, quindi vedevate clip di giorni differenti, però le ho registrate male e erano tutte sovraesposte, era una roba inguardabile, di conseguenza ho detto vabbè, rigiro. Per cui per questa volta ci sarò io che vi racconto tutto il percorso con la mia voce graffiante subito dopo la sigla. Tra l'altro sentirete delle amabili campane in sottofondo, questo perché ho la finestra aperta. È iniziato quel periodo da finestra aperta per un po' e presto mi scuserò del condizionatore. È questo che fa il surriscaldamento globale. Ma torniamo a noi. Il primo giorno ho deciso di partire con una scelta carina. Ho deciso di prendere come primo libro per iniziare il video Una di famiglia, un thriller che mi avete consigliato voi nei commenti sotto un video, non ricordo se quello Cosy, comunque insomma è un vostro consiglio, mi avete fatto incuriosire, io già ne avevo sentito parlare e in più aveva il fantastico pregio di essere gratis perché io ho Kindle Unlimited e il primo effettivamente su Kindle Unlimited, quindi io felicissima dico va bene, partiamo con questo. Sapevo già che era un thriller considerato molto molto intrattenente, quindi non mi aspettavo sicuramente una risoluzione di enigmi impossibili o niente del genere, per cui ho detto ok. Tra l'altro sono 320 pagine e all'interno delle mie statistiche di lettura fino a 400 pagine al giorno sono fattibilissime. Certo, non vorrei continuare a farne tipo 400 ogni giorno per il resto dell'esistenza perché mi esaurisco, però per questa settimana insomma si poteva fare. Tra l'altro sono state 320 pagine scorrevolissime, ci ho messo pochissimo a leggerlo e era un momento in cui tra l'altro ero piuttosto scialla. Il libro è un testo chiaramente fatto per intrattenere il lettore perché si basa su una premessa piuttosto curiosa e interessante. Lo svolgimento è, mi viene da dire, atipico perché è molto estremo. La protagonista del testo è Millie. Scusate, ho i miei appunti qua perché sono passate settimane, allora nel frattempo mi sono fatta la recensione. Millie è la protagonista di questo testo ed è un'ex galeotta. Questo è problematico perché come fa a trovare lavoro? E all'inizio del testo veniamo a scoprire
sapere che lei lo ha appena perso, ma la sua agente di custodia non lo sa. Quindi deve muoversi a trovare un altro lavoro prima che, insomma, abbia dei problemi. E quindi incappa nella necessità della famiglia Winchester di avere una governante. La famiglia Winchester è una famiglia ricca e facoltosa che è formata da due genitori e una bambina. La madre è Nina, una donna che inizialmente sembra gentile, ma all'interno di questo testo mostrerà praticamente un lato terribile di mobbing e abusi sul lavoro, perché tratterà Millie malissimo, cambierà idea sulle cose, le urlerà contro, insomma sarà indisponente. Poi ci sarà Andrew, il padre, che tutto sommato è una persona normale, che sembra sopportare questa donna. E poi c'è questa bambina, che è praticamente la progenie del demonio, nel senso che sembra fare solo quello che vuole, veste con degli abiti strani ed è eccentrica. Poi c'è il giardiniere Enzo, che fondamentalmente fa il giardiniere, però è italiano, questo è importante, è italiano ed è molto figo a quanto pare. E Enzo, infatti, durante la prima visita, diciamo, nella casa, gli dice in maniera un po' strana, pericolo, che sarebbe appunto per noi pericolo, ma gli americani fanno un po' più fatica a capire giustamente il significato, e quindi dice che, insomma, è un luogo pericoloso. E quando lei accetta il lavoro perché non ha altra possibilità, mette insieme tutta un'altra serie di tasselli. È il fatto che la finestra della sua camera, che è in soffitto, ed è l'unica camera non lussuosa, proprio piantata in soffitta, e lei pensa vabbè, però sono un po' la servitù, ok, però ha la finestra bloccata dalla vernice che sembra sigillata, e soprattutto ha la serratura nell'esterno. Insomma, bene, non fa pensare. Già solo da questi dettagli abbiamo capito che si è infilata in un casino terrificante. Questa scrittrice, l'ho visto anche nel secondo testo di cui parleremo dopo, sceglie di utilizzare una struttura bipartita. La prima parte è di un personaggio, la protagonista, in questo caso Millie. La seconda parte sarà di un altro personaggio che le farà da specchio, perché Millie vive la situazione dal suo punto di vista, che comunque è frammentario rispetto all'insieme. E quindi vediamo tutto dal suo POV. Poi arriveremo a riempire i gap con il POV del secondo personaggio che sceglierà, che ci spiegherà com'era davvero la situazione, in questa sorta di svelamento, per cui con il primo POV riusciamo a capire chi, dove, quando, come, perché, e col secondo vediamo se le nostre teorie hanno senso. Io sono rimasta un po' spiazzata perché avevo capito una delle situazioni fondamentali, ma non avevo capito quanto il secondo personaggio potesse essere interessante, quanto effettivamente sia una situazione un po' atipica. Finisce per essere un thriller molto sborone, secondo me. Però fa anche piacere leggere di un po' una situazione differente. Chiaramente vuole un po' abbozzare delle tematiche, quale il problema del mobbing, salute mentale, la violenza sulle donne, eccetera, però ovviamente non ci va in profondità, ed è assolutamente un thriller per rilassarsi. E a me questo è piaciuto di più del libro che ho letto Il sesto giorno, che ve ne parlo direttamente qui, visto che parliamo della stessa autrice, perché La casa dei segreti è il secondo volume uscito da poco ed è in continuity col primo. Tuttavia è molto episodico, quindi in realtà potete anche, sì, forse sarebbe meglio leggerlo il primo, però non è che vi cambi così tanto, perché c'è ancora Millie, quindi diciamo che vi fa uno spoiler, però anche il libro, il primo libro, Una di famiglia, inizia con lo spoiler che lei è sopravvissuta. Quindi nel secondo ha a che fare con una nuova famiglia, con problematiche molto diverse, e anche qui diciamo c'è questa sorta di rovesciamento. Portiamo avanti una minima trama che ci portiamo dal primo, e quindi i personaggi che sono nel primo torneranno e lei dovrà stabilire con loro delle nuove relazioni o lasciarli andare, ma di fatto troviamo ancora una volta una situazione familiare problematica, con un uomo che si ritrova a chiedere una governante perché ha una moglie che fondamentalmente non fa molto in casa, è chiusa dietro una porta e non vuole uscire, sembra malata, lui dice che è malata, si vede lui che si spertica per lei, e la moglie che fondamentalmente rimane in camera e nessuno la vede. Anche qui questo non mi è piaciuto così tanto rispetto al primo. Il primo almeno mi ha intrattenuta, va bene, ci sta, qui sarà che ovviamente avevo già visto questo espediente di trama bipartita. Il secondo personaggio mi stava altamente in mezzo qui, e poi mi sembrava veramente troppo tirato per i capelli, con il fatto che si aggiungeva un substrato legato al primo libro, per cui alcuni personaggi tornano e quindi lei deve capire anche cosa fare. Insomma, mi sembrava veramente non della forza vitale del primo, però comunque intrattenente, cioè sono contenta
di averli letti tutti e due, perché sono stati due libri facilissimi da leggere. Tra l'altro anche questo, se non sbaglio, 288 pagine, quindi qui siamo addirittura a meno di 300. Sono letture svelte, e in questo secondo troverete la moglie, che si chiama Wendy, e il marito si chiama Douglas. Per quanto mi riguarda, basta con questa autrice, a meno che non abbia nient'altro da leggere, e allora dico vabbè, una cosa vale l'altra, perché comunque sono una tipologia di giallo molto episodico, molto standardizzato, e non è una tipologia che mi piace, di conseguenza penso che perderei tempo perché non mi sto affezionando né a lei né ai suoi personaggi. Però è stato un esperimento interessante, come quello di Ghost Rider, che è passato alle 2 di pomeriggio di fianco a casa mia. Perfetto. Ma passiamo dal digitale al cartaceo, con lui, il solo, unico e inimitabile. Allora, le premesse erano che questo libro per me era il Fast and Furious dei gialli. E ve l'ho detto in senso negativo, ma nella intro vi ho detto che a me i Fast and Furious piacciono. Sì, ma deve essere Fast and Furious, cioè deve essere veramente tanto too much, deve essere trash, allora sono straintrattenuta. E nei libri precedenti di cui vi ho parlato, minimo ci siamo. Qui abbiamo una difficoltà che io non riesco a mandare giù nei gialli. Cioè, un conto è che facciamo tutto così per farlo e non quadra un cazzo niente, ma va bene così, stiamo scherzando, i personaggi sono grotteschi, le situazioni sono strane e io sono intrattenuta. Bene, questo libro non vuole fare questo. Quindi nel momento in cui io mi trovo delle robe che non corrispondono alla realtà, io mi incazzo. Perché? Perché siamo all'interno di un thriller. Se tu mi crei un thriller all'interno del nostro mondo, ma le regole logiche non sono le stesse, per cui i personaggi possono fare scelte stupide e si salveranno, io perdo assolutamente interesse. Nel mondo di adesso abbiamo anche la casualità, che nelle storie spesso viene tolta, proprio perché sennò l'arco del personaggio verrebbe minato. Nel nostro mondo c'è anche la casualità, per cui io posso fare tutto giusto e oltre al privilegio, i problemi e bla 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 e gli errori che avrei potuto fare, c'è anche la casualità del fatto che potrei non riuscire, punto. Perché? Perché sì. In questi libri non c'è. Quindi il fatto che già loro siano facilitati da una base narrativa ovvia, ma poi sono personaggi che fanno cose stupide e funzionano, mi fa girare i cojones fortemente. Questo libro è Five Survive di Holly Jackson, l'autrice di Come uccidono le brave ragazze, una trilogia che almeno nel primo volume mi è piaciuto molto. E cosa mi è piaciuta? La scrittura. La scrittura della Jackson secondo me è molto bella. Non è il mio target, not my cup of tea, però aveva innovazione perché aveva utilizzato una storia legata al podcast e alle registrazioni, insomma aveva questi inserti grafici e questo lo rendeva interessante dal punto di vista strutturale visivo, e poi avevamo uno stile bello, efficace, sintetico, accattivante, creativo, per cui bene. Tutto quello che manca in questo libro. Allora, l'innovazione non c'è assolutamente, perché ci sono sei ragazzi su un camper che stanno andando alle vacanze di primavera a casa di Dio e decidono di salire in questo camper, di guidare. A un certo punto si trovano bloccati in un posticino perché una ruota scoppia, non c'è rete e rimangono lì, si scoprono che c'è un cecchino, uno o più, chissà, che li sta puntando dalle aree intorno, e c'è questa riccia trasmittente che suona e gli dice sostanzialmente: uno di voi ha un segreto, voglio sapere chi è e qual è il segreto. Una roba non innovativa, ma che ha tutti i crismi di per sé per essere intrattenente. Poi io avevo visto un'ottima scrittura della Jackson, che qui si è giocata nella maniera più becera possibile. Io continuerò a leggere i libri della Jackson, però questa mi ha deluso molto. Perché? Allora, prima di tutto, quali erano i punti forti della saga precedente? Abbiamo detto la scrittura. La scrittura qui è sciatta. La scrittura è del tutto normale, cioè sembra letteralmente che abbia scritto in un rush e quindi abbia fatto una roba che non è scorretta, però cioè non è niente di che, molto piana. E mi dispiace perché era molto più elaborata la trilogia. Però magari andando entro il terzo è peggiorato, io il terzo non l'ho letto, quindi non lo so. La protagonista che aveva scelto precedentemente, se non sbaglio Pippa si chiamasse, lo so, il nome è quello che è, forza, so cosa state pensando. Abbiamo 5 anni, andiamo avanti. La protagonista precedente aveva comunque una personalità, era interessante, era intelligente, la seguivi volentieri. Qui abbiamo la fiera dell'autocommiserazione, perché è vero che mettiamo sul piatto una storia più grande, forse con delle tematiche più toste, ma la scrittura non è quella giusta, ma dettagli. La protagonista è una
ragazza povera, perché sua madre faceva la poliziotta ed è venuta a mancare, non vi spoilerò troppo, e il padre, diciamo, non si sta riuscendo a tirar fuori da questa cosa. Quindi abbiamo una situazione di lutto, una situazione di mancanza, di privazione, abbiamo l'invidia, abbiamo il sentirsi meno, va bene, però questo non è che automaticamente fa diventare qualsiasi persona in una condizione del genere il pozzo dell'autocommiserazione, che è stata una delle cose più rompipalle di tutto il libro, perché la voce narrante gnolosa che si lagna in continuazione, perché non riesce secondo me a dare profondità a questi temi, finiscono per essere la lagna di una persona che dice: oh, ma è tapina, che brutta vita. Io purtroppo questo genere di personaggi non li reggo, mi piacciono i drammatici, mi piacciono quelli che hanno uno spessore nel loro dolore, e lei mi sembra una ragazzina che piagnucola. E sono 6 i personaggi, considerando anche la protagonista, e all'interno di questo caravan 5 sono i personaggi secondari, di cui ce n'è uno o due che sono caratterizzati per caratteristica primaria. Quindi questo è uno stronzo, questa è una persona che ha paura, questo è asiatico. Cioè, ce n'è uno che non capisci qual è la caratterizzazione, perché questa è l'altra parte della medaglia. Alcuni personaggi sono lì per fare un ruolo e vengono caratterizzati su quel ruolo. Quindi, anzi tutti in realtà, però in alcuni questo dà vita almeno a una caratteristica fondamentale. In altri invece semplicemente sono lì per fare la ragazza abusata dal suo compagno, per fare il tizio che era lì e non si sa bene che cosa stia facendo, perché c'è tipo un ragazzo asiatico che non ho capito qual è il suo scopo. C'è un tizio che è l'amico del ragazzo asiatico e che nessuno conosce, che viene da un'altra scuola ed è lì con loro e deve essere il love interest della protagonista. Anche lì con queste tensioni dal minuto 1, cioè inizia la storia e loro già si guardano con gli occhi dolci, e questo darà esito a un finale, e arriviamo anche qui, dei più brutti che io abbia mai letto, privo di ogni logica, privo di ogni, cioè ci sarebbe davvero da commentare proprio pagina per pagina questo libro, perché è privo di logica e non è neanche sborone, quindi non mi piace come giallo, non mi piace come lettura di intrattenimento. I tipi di intuizioni che sono all'interno di questo testo sono di 2 tipi. Robe che non potrebbero sapere mai, tipo, non lo so, io ho un nome che contiene un pianeta, quindi sarò io quello che vuole l'assassino, ed è così. Oppure principi della fisica piegati sulla base di non si sa cosa, ma funzionano. Cioè, a un certo punto loro no, sono in questo camper e fuori c'è un cecchino che è lì nella selva. Uno, hanno stabilito che è uno, hanno deciso che è uno. Voi lo sapete perché? Io non lo so perché. Cioè, nel senso, il fatto che ti parli una persona non implica che ce ne sia solo uno. Però loro sono sicuri, non è che dici, sono abbastanza così confidente di questo. No, sono certi che sia solo uno. E per cercare di scappare dal bus mettono fuori uno specchio, perché se riesce a riflettere la loro immagine il cecchino sparerà a quello. Cioè, ma che è una roba priva di logica, perché devi sapere dov'è il cecchino. E il cecchino comunque ha le gambe, quindi si può muovere. E se sono più di uno... Scusate, finita la filippica. No. Cioè, no... A meno che non cerchiate quel giallo strano che finisce male, peggio ancora, allora sì. Questo aveva 444 pagine ed è quello che però paradossalmente mi ha pesato meno. Ma a me piace molto la Jackson, e per quanto sia delusissima da lei di questo libro, io comunque a lei le voglio bene, quindi cioè non vedevo l'ora di leggerlo lo stesso. E comunque i suoi prossimi libri li leggerò, perché la amo lo stesso. Veniamo al quarto giorno, dove ho letto L'eco della tua morte. Tra l'altro me l'ha comprato mia madre, questo è il prossimo, perché l'abbiamo visto in libreria e abbiamo detto: non dobbiamo comprare roba per questo video, però la compreremo lo stesso. Non so, ci tenevo perché tutti ne parlavano bene, mi piaceva la copertina, ho detto dai, va bene. E sono 264 pagine, quindi anche lì fattibilissimo, e non è assolutamente male a livello di ritmo. Ma allora, la storia è legata a Becca. Credo che ve ne avessi già parlato di questo libro. Becca è una ragazza che scompare tanti anni fa. Tanti anni fa, quando lei e le sue amiche erano su quest'isola. Erano su quest'isola insieme a 2 ragazzi, tra l'altro. Vabbè, comunque questa scompare. La storia si collega tra presente e passato. Ci sono i verbali del passato, di quando questi ragazzi sono stati presi dalla polizia e interrogati, proprio perché è sparita Becca. E poi ci sono le vicende odierne, con loro cresciute.
cresciute, ma ci sono anche i due ragazzi. Comunque, insomma, questo gruppo torna sull'isola. Perché? Perché ha ricevuto, diciamo, una richiesta che li ha rinvitati su quest'isola. Quindi decidono, le tre ragazze rimaste, perché erano quattro amiche, di andare sull'isola e poi incontreranno anche i due ragazzi che all'epoca erano presenti. Questa storia gira intorno a Becca: è viva o morta? Perché fondamentalmente chi è che li ha invitati lì? Gli sembra di vedere, tra l'altro, una sagoma che sembra quella di Becca sull'isola, quindi è un thriller puro, è un paranormale, è qualcosa nella loro mente o qualcuno sta facendo qualcosa? La persona che ha organizzato tutto ciò è tra loro, è qualcuno fuori? Tutto questo per me bellissimo. Aggiungiamoci che la protagonista del testo, almeno il POV principale, che è Lara, ha dei tratti autistici piuttosto marcati, che non sono assolutamente pesanti nella narrazione, anzi è interessante perché si vuole presentare una protagonista, appunto, non neurotipica, interessante, che ha le sue limitazioni, come giusto che sia, non ha dei tratti esagerati, per cui non ci sono delle limitazioni incredibili, però vediamo delle differenze rispetto alle persone neurotipiche. Quindi bene, è trattata bene, non penso di essere nella posizione di poter ergermi a sensitive reader da questo punto di vista. Vi posso dire che secondo la mia esperienza, secondo me, i personaggi sono tratteggiati quel minimo, e in quel minimo forse il personaggio più interessante. Purtroppo la trama nell'andare avanti l'ho un po' patita. Perché? Perché funziona, perché secondo me capite dall'inizio il punto, arrivate in fondo e mi sembra che ogni volta che si arrivasse a un e quindi di una situazione, la tensione, che era già bassissima, tipo facesse come i soufflé, avete presente? Così. Perché si risolvevano in un modo così classico che mi lasciava un po' tipo, ma davvero è il maggiordomo? Se il libro avesse mantenuto un'ottima tensione, poi magari era scontata la risoluzione, almeno avevi quell'intrattenenza. Io non ho sentito la tensione. Oggettivamente la storia quadra perché non è esagerata, non è sborona. Però diciamo che io non ho proprio percepito la tensione. Mi è piaciuta la protagonista, mi è piaciuta la bipartizione tra passato e presente, però come caso la storia di per sé la trovo dimenticabile. Quindi è una lettura che sono contenta di aver fatto, che rifarei, è stata molto veloce, molto rapida, mi aspettavo molto di più. Non so perché, mi aspettavo quasi una brillantezza, quindi forse anche le mie aspettative hanno giocato. Diciamo che l'ho apprezzata. Il quinto giorno mi sono sparata la peggiore idea che io ho avuto negli ultimi anni. So che continuerò in questo periodo a dirvi che tipo dei libri tipo sono il peggiore che abbia mai letto, però ultimamente sto beccando veramente delle letture che mi lasciano, ed è colpa mia. Cioè, va bene, gli autori hanno le loro colpe, ma è colpa mia perché non li so neanche scegliere. Cioè, un conto è leggere un Fort Wing perché voglio leggere un Fort Wing, un conto è che io mi illuda che certe cose possano essere diverse, cioè le aspettative sono causa mia, ma dettagli. 336 pagine di La regola del 3, che mi è stato regalato anche questo da mia madre. Perché qui io ho unfollowato gente, perché persone mi hanno detto: ah, no, incredibile, luminare, fantastico. È stata una delle letture più irritanti della mia intera esistenza. Irritanti proprio. Perché, allora, una parte è dovuta ovviamente a un mio POV personalissimo, ovvero io non sopporto le persone che iniziano a parlare e poi smettono e non continuano. Perché è una cosa che proprio non... Quindi stavo dicendo, questo libro parla di una regola del 3. Praticamente gli omicidi arriverebbero a gruppi di 3. Sulla base del... Boh, lo sapete voi? Io non lo so. Sulla base del non lo so. E la logica che viene tirata per tutto questo libro su questa cosa della regola del 3 assomiglia a una versione dopata di Wish, però, di Final Destination. Cioè, più o meno... Io me l'aspettavo il Final Destination. Cioè, io volevo il Final Destination. Però è una versione molto poraccia. E quindi non ci sono riuscita a credere molto. Anche qui un problema di tensione. Perché per me non ha giocato? Magari voi leggendolo vi troverete bene. A me ha fermato il fatto che questa storia non ha una protagonista, ma ne ha diverse. Perché praticamente con la regola del 3 ci sono delle vittime, giustamente. E quindi voi iniziate la storia. Questo non è uno spoiler, però è una cosa che va detta perché il testo è diviso. Quindi, cioè, io avrei voluto saperlo, non è uno spoiler.
In caso, se no, andate direttamente al prossimo libro, perché devo parlare un secondo della struttura. Questo primo POV, dicevo, è di questa ragazza che ha problemi di alcol, problemi di sostanze, eccetera. La sua famiglia è stata uccisa e bla bla bla, ok. Però a un certo punto termina. Il POV termina e ne parte un altro. Ne parte un altro che fa menzione del fatto che quella prima ragazza in realtà è la prima vittima e lei, questa seconda, ha letto il diario della prima vittima. Vorrei potervi dire che succede una sola volta. E tra l'altro, andando avanti, sono sempre peggio. Quindi a un certo punto non finisce il discorso. E la seconda interviene dicendo: ok, questo è tutto quello che sappiamo della prima vittima e quindi vado avanti da quello che ha lasciato lei. In linea di massima, a livello puramente teorico, è geniale. La struttura è geniale. Ma non so perché nella pratica, cioè se me l'aveste venduto così, avrei amato. Ma nella pratica non mi funziona. Sarà che forse non mi sono piaciute le vittime. E soprattutto c'è una logica dietro questa regola del 3 che per me non regge quel minimo. Cioè io non volevo tanto, volevo un minimo di Final Destination. Cioè della serie ti do quella regolina circa che desumi così e ti va bene. La spiegazione che viene data non mi piace tantissimo. E si basa ovviamente su un concetto anche più solido del Final Destination, per intenderci. Il settimo giorno è un momento che dovrebbe essere il giorno di riposo del Signore, è stato il mio giorno di frustrazione eterna. Perché? Perché ho iniziato leggendo Night Watching, è un libro di cui vi avevo parlato, se non sbaglio, in questo video che vi lascio qui in giro, che mi minacciava la perfezione, una mamma da sola in casa con i suoi figli, entra un estraneo, lei si deve nascondere per sfuggirgli. Quindi ho detto wow, tutta tensione, magari un libro che di per sé non aveva questa grande storia, ma tutta tensione. Io tutta felice lo leggo, proprio una cosa inguardabile, perché mixava insieme questo momento di iniziale tensione, che però veniva descritto in modo strano, io l'ho letto in inglese tra l'altro, quindi è stato estremamente difficile perché aveva una scrittura molto densa e complessa inutilmente, quindi poco scorrevole. Quindi si mischiava quest'attimo di tensione con dei flashback del passato, ma letteralmente di chiunque. Cioè continuava a intervenire con dei flashback proprio brutti, che tu dici, ma sì, ok, ma non la voglio sapere la vacanza di famiglia. Cioè praticamente questa scena iniziale del tizio in casa apriva il percorso per tutta una serie di situazioni del passato e poi per la resa dei conti nel presente. Vi dico solo che DNF l'ho mollato perché non ce la facevo più, non mi ricordo a che capitolo, prima della metà l'ho mollato. Così mi sono detta, vabbè, è il giorno, leggiamo questo libro qua. Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno, che partiva con questo bellissimo discorso sul giallo di una volta. Sembrava un po' dire, io ce l'ho più lungo degli altri, io so scrivere meglio, però insomma dicevano il giallo dell'età d'oro funziona così, nel video del così mystery ve ne ho parlato, ci sono queste leggi, queste regole. Se siete qui solo per l'entertainment, vi dico già a che pagina vengono uccise le persone. Mi sembrava un approccio sborone, però magari. Ok, quindi inizio tutta felice, poi mi areno nella maniera più proprio imbarazzante perché non lo reggevo più. Nel senso, la prima parte non so se dovesse anche essere comica, ma non riuscivo a trovare, cioè non mi faceva ridere ed era terribile perché era lunghissimo, pieno di robe che non mi interessavano e super mega prolisso, quindi questa cosa mi ha tolto la voglia di esistere. Per cui dopo tipo un po' di capitoli l'ho mollato. E ho deciso però di andare avanti e ho aggiunto comunque altri due libri all'interno di questo video. Ho deciso la sera di iniziare un libro nuovo invece di tenere questi due DNF, che è Bambini Lupo. Ed è la storia di questo villaggio sulle pendici delle montagne, dove c'è questa comunità di persone ritirate che hanno tutta una storia etnica loro, dopo questo bosco enorme e vicino a un paesino che poi gli fa sostanzialmente da patrocinio. Questo paesino, il sindaco sa che c'è questa comunità di persone nelle montagne che sono un po' particolari, che hanno delle situazioni culturali, etnico-religiose, bla bla bla. Comunque all'interno di questo paese dove si vive un po' isolati ci sono diversi personaggi che saranno i protagonisti della storia. Una bambina che è una bambina un po' selvaggia, un ragazzo e una ragazza.
non mi ricordo i nomi, scusate perché li ho letti tempo fa, però mi ricordo tutto il resto, portate pazienza. Comunque, la ragazzina è quella più ferale, è il POV più strano, inquietante, perché si comporta tipo come un animale, è stranissima, cioè nel senso il padre l'ha tirata su in una maniera terribile, con un'educazione terribile, e questo ha fatto sì che lei avesse dei valori e delle capacità diverse dalla norma. E poi ci sono i due ragazzini, la ragazzina che vuole scappare da questo luogo in montagna e il ragazzo che invece è innamorato di lei. Oltre a questo parterre di personaggi c'è un ulteriore POV di una ragazza che ha perso la sua migliore amica quando aveva più o meno 16 anni perché si sono messi a fare un campeggio in un posto dove non dovevano farlo e la mattina dopo non c'era più. Ed è rimasta talmente ossessionata che poi insomma è diventata giornalista e ha continuato a cercare la sua amica scomparsa. Questi personaggi hanno dei POV. La storia, quando l'ho fatta decantare, mi è piaciuta. È interessante, ok? È interessante. Però purtroppo facciamo l'effetto Game of Thrones. Ok? Cioè non tutti i POV sono interessanti. Quando arrivano quelli meno interessanti vuoi appenderti al lampadario. Per esempio il ragazzo, io non lo sopportavo. Il ragazzo è insieme alla ragazza che voleva scappare dal paese. Sono il punto di vista di queste persone in questa cittadina. E, mentre lei è ribelle, nel senso che vuole scappare, non, ha una famiglia difficile, tutti e due in realtà hanno una famiglia difficile, però lei insomma vorrebbe andarsene, vorrebbe vedere la città, non vorrebbe questa vita ritirata. Lui invece pensa perché vuole andare via, qui si sta bene, è un posto dove alla fine va bene così, ma dovrà scoprire cose, perché verranno fuori cose su questo villaggio. E quando vengono fuori ti rimani un po' di tipo oddio, la ragazzina che è scomparsa, no? Dell'altro POV chiaramente delinea una situazione un po' particolare a livello di persone che scompaiono, perché ci sono diverse donne che sono scomparse in quel periodo, in quel perimetro. Ah, ecco, effettivamente c'è un altro POV che dura talmente poco che non me lo ricordavo più, di un insegnante, una giovane donna che per motivazioni varie si è trasferita nel paesino a insegnare e sparisce. Quindi intrinsecamente i personaggi sono eccellenti, perché sono ben caratterizzati, sono belli, sono profondi, va bene. Il fatto è che c'è talmente tanto del personaggio che la vicenda va lenta, perché prima c'è la ragazzina, poi dopo c'è l'insegnante, poi c'è il POV del ragazzo, poi c'è il POV della ragazza e poi ogni tanto salta fuori il POV della tizia che cerca l'amica. Cioè è molto lento come libro e questa cosa mi ha dato un senso di frustrazione terribile quando l'ho letto. Poi quando l'ho lasciato decantare, anche parlando in DM con alcuni di voi che mi hanno detto guarda giù che devi aspettare un attimo, insomma, in effetti la profondità dei personaggi è veramente molto interessante. Mi ha lasciato un po' tutto il discorso delle donne che spariscono, quella parte non mi è particolarmente piaciuta, però se devo analizzare i personaggi effettivamente erano molto belli. Vengo qui a contraddire cose che vi avevo detto probabilmente in live. Dopo averci pensato, sì, sono contenta di averlo letto. Però, come vi dicevo, mi ci sono voluti 3 giorni, una cosa del genere. Quindi ho aggiunto un altro libro per fare 7 libri in 7 giorni. Ovvero La ninna nanna degli alberi. 277 pagine di puro dolore. Puro dolore. Sapete perché ho messo questo libro? Perché l'ho visto su MLOL. L'ho richiesto, ma c'era della gente che lo stava leggendo prima di me, e mi si è proprio, mi è arrivata la notifica, quindi mi si è aperta la possibilità di leggerlo il 7° giorno. Un bel libro, un libro interessante, che è ambientato nelle mie terre, quindi parliamo spesso di Reggio Emilia in questo libro, e parla dell'esperienza di una madre e una figlia in modo particolare, se vogliamo del passato di questa madre, perché in pratica la storia è quella di due sorelle che vanno dalle zie per passare l'estate, ma una delle due sorelle scompare. Flash forward, sono adulte, anzi una delle due è adulta, ha una figlia e la zia è morta, stanno andando alla casa per rilevare questo immobile per la prima volta dopo tanto tempo. La madre è un personaggio difficile perché è un alcolista, di quelli che non pensano che sia colpa loro fondamentalmente, perché più e più volte biasima la figlia o l'abbandona e dice sì, non sono una brava madre, ma punto.
E quando la figlia prova a ribellarsi a lei, è lì tipo un po' del tipo: ho capito, però io sono questo, cosa ci posso fare? Che vuol dire proprio che è un personaggio ben delineato. E all'interno di questa vicenda, ovviamente, si riagganciano quelli che sono i contatti di quando la mamma era una bambina insieme a sua sorella, e ritrovano il gruppetto di persone del paese che nel frattempo sono cresciute. E quindi c'è questo saltare dall'una all'altra per quanto riguarda passato e presente. Da una parte abbiamo degli stralci del passato, lettere, diari, eccetera. E dall'altra parte abbiamo una storia invece legata al presente, che è appunto legato alla madre e alla figlia. Il punto è che questa scomparsa è ingombrante, rimane addosso e è alla base dell'alcolismo della madre, è alla base della difficoltà con la figlia, è alla base di un disfacimento del gruppetto di amici, e insomma ha creato una situazione di attesa per quella che è la madre. La figlia invece è un personaggio molto secondario, ma che si troverà ad avere a che fare un po' con quello che è il passato della madre, scoprendo il diario, trovando, non so, una catenina con una V in giro, perché appunto V era l'iniziale del nome della sorella scomparsa. E quindi insomma il punto è: loro si ritrasferiscono in questa casa e iniziano a trovare in giro cose della sorella. Parlando con gli amici, che a loro volta diventati adulti con una famiglia, scoprono che questa cosa di trovare oggetti, insomma, non è così rara. E quindi, mettendo insieme i pezzi, si arriva alla risoluzione difficile di questa sparizione, che andrà in mezzo a cose terrificanti. Cioè, io ho apprezzato questo libro, ha dei personaggi interessanti, è profondo, è scritto bene, tutto quello che volete. Però io non mi aspettavo una violenza sulle donne così, cioè, comunque forte. Per quanto non sia splatter, non sia gore, non sia pornografia del dolore, però comunque cioè, è stato forte e cioè, non ero molto pronta. Non ero pronta e è stato tosto. Quindi La ninna nanna degli alberi è un libro che vi consiglio perché è ambientato nelle mie zone, ha dei personaggi interessanti, ha una trama interessante, ma ci vuole un pelo sullo stomaco di un certo tipo. Perché non è un libro splatter, cioè non è un libro brutto e cattivo, un po' cazzone, cioè ti attacchi un po' ai personaggi e poi succedono comunque cose brutte anche dei bambini. Quindi io ve lo dico, cioè, tornassi indietro lo rileggerei, però ho avuto una bella botta non sapendolo. Adesso, se mi avessero fatto questo trigger warning, l'avrei letto con un po' più di pelo sullo stomaco, quindi vi ripeto questa cosa. Bene, gente, sono riuscita a far durare tantissimo un video che non doveva durare tantissimo, ma sapete che questo è un po' il mio superpotere, il sequestro di persona digitale attraverso i video. Però, se vi è piaciuto questo video, lasciate like e commentate facendomi sapere se conoscete questi gialli o se ne avete altri da consigliarmi, as always, che io comunque faccio progredire questa lista, soprattutto di digitali, però magari qualche cartaceo. E se vi va di condividere questo video, magari riusciamo a crescere un po' come community, che già stiamo crescendo tantissimo in questo periodo, e di questo vi ringrazio, ma troviamo anche qualche amante del thriller o del giallo, che non sono tantissimi effettivamente finora tra i villains. E se volete sentirmi ciarlare ancora e ancora, iscrivetevi a questo canale, è importantissimo, e la campanellina, perché io faccio uscire un video a settimana, ma non si sa mai quando, e va a finire che non arriva la notifica. Proviamoci che è gratis. Vi ricordo tra l'altro che in descrizione trovate sia il mio romanzo Zombie Friendly Ci si vede all'inferno, e oltretutto trovate tutti i miei social, nel dubbio Giulia Bifrost su tutto, in particolar modo su Instagram. Così se sono su altri canali o in altri social sapete sempre dove seguirmi. E niente, bella gente, vado a montare questa fatica di Ercole. Ci vediamo al prossimo video. Bye!